Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi andremo a visitare Bergamo, sia quella alta sia quella bassa. Siamo arrivati alla prima tappa di oggi, ovvero la fontana di fronte alla stazione. Siamo arrivati alla seconda tappa di questa gita, ovvero la chiesa di Santa Maria Immacolata delle Grazie. Questa chiesa si trova sul viale Papa Giovanni XXIII. Nei pressi di questa chiesa ci sono molti altri monumenti, per esempio quelli che vediamo in lontananza e che vedremo meglio più avanti. In questa ripresa potete vedere il Largo Porta Nuova, la statua Anima Mundi, il Banco BPM di Bergamo, l'Info Point e la centrale della polizia locale. Monumento a Francesco Nullo. Ciao a tutti e ben ritrovati a Piazza Dante, ovvero la piazza del Tribunale di Bergamo. C'è anche la fontana che avete visto prima. Si va a Bergamo Alta. Dopo diversi cortili o piazzette, siamo arrivati nella piazza principale di Bergamo. Il palazzo che ha la vista sulla piazza è la Biblioteca Civica Angelo Mai e la torre che si vede dalla piazza è il Capannone, ovvero una torre del XII secolo. Questo qui è Bergamo Alta, per ora abbiamo visto la piazza che voi avete visto prima con la fontana e queste due chiese, una e due, penso siano una chiesa e l'altra una cappella. No, mi ero sbagliato, in realtà è una la cattedrale di Sant'Alessandro e invece l'altra è la Basilica Maggiore. E per concludere la serata un bel gelato.
Questa qua è la fine del video, noi ci vediamo in una prossima avventura. Ciao a tutti!